persone di grande valore, tutti i siciliani di Tunisia, che sono vissuti più vicino ai tunisini che ai francesi. Grande parte dei Tunisi fu fatta e fu costruita quindi fuori dalle mani di siciliani. Che lingua parlavate? In italiano. Tutta la vita nostra siamo che more che italiane. A Beja c'erano siciliani. Siciliani, c'erano siciliani, c'erano abrei. Quando qualcuno voleva diventare francese, mamma mia, carne venuta, sacco svuotato. Vado in sinagoga la trova, vado alla chiesa la trova, vado a Hajj Belatib la trova, cosa fai? Qui andavo al mercato con mia madre a comprare le arance, parlava in siciliano. Quindi faceva parte della nostra normalità nella quotidianità. Io ho evitato quel trauma dei campi profughi. Ricordo che quando sono arrivato lì sono entrato per guardare una cosa allucinante. All'epoca non se ne parlava e avevamo molta vergogna a parlarne. Io andavo in Francia e ero francese. Ma io ho detto Francia e non Francia, io voglio crepare in Italia. Prima sono andati via i miei genitori nel 1963, poi nel 64 noi, seguiti da mio fratello e tutto il resto della famiglia, tanta famiglia da parte di mia mamma, erano già andati via negli anni proprio 59-60. E quando poi siamo dovuti andare via, mamma e papà erano tristi, tristi, tristi. E papà non ha mai osato tornare in Tunisia perché faceva piangere proprio, era il suo paese.